l'aumento unisce oggi per l'ordinazione presbiterale il suo figlio carissimo, Don Antonio Rodato. Vediamo la riposizione di grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione. Affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha sottoposto Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come si dice, in vena di processione. Io non ti ho detto che sono stato.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Con le parole della Mamma Celeste voglio esprimere l'immensa gioia della comunità di Francavilla, del presbiterio diocesano e, permettetemi, quella personale, per l'evento che abbiamo iniziato a celebrare, la Santissima Eucaristia e il presbiterato del Diacono Antonio. Stiamo vivendo un tempo di grazia in questo inizio di agosto, prima con il 25esimo di Don Enzo e oggi l'ordinazione di Don Antonio. Tutto è dono di Dio, tutto e sua grazia. Con questi sentimenti di gioia e di gratitudine saluto tutti voi convenuti a questa santa liturgia. Un filiale saluto a voi, eccellenza reverendissima Monsignor Vincenzo, nostro padre, perché per la vostra preghiera e l'imposizione delle vostre mani Antonio sarà ordinato presbitero. Fraternamente saluto tutti voi sacerdoti, perché come presbiterio diocesano siamo chiamati ad accogliere, pregare e sostenere questo novello sacerdote. Un grato saluto a voi sacerdoti provenienti da fuori diocesi, in modo particolare a voi educatori dei seminari che avete curato la formazione di Antonio. Saluto e ringrazio i seminaristi che in questi 15 giorni sono stati presenti in mezzo a noi per servire la liturgia dei vari giorni. Saluto con stima, rispetto e gratitudine tutte le autorità politiche, civili e militari. E in modo particolare un paterno saluto a te, Antonio, che stai per ricevere il dono del presbiterato. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Antonio, il mistero della tua vocazione si è svelato a poco, fin dalla tua tenera età, e con l'aiuto della Madonna di Pompei, dei tuoi genitori e di tante persone, soprattutto sacerdoti, quel seme è cresciuto ed è diventato albero dai frutti maturi. Ecco oggi il giorno della raccolta, che dà inizio a una nuova semina con il tuo ministero presbiterale. Caro Antonio, ti auguro, e siamo qui per pregare, di coltivare una costante amicizia personale con Gesù Cristo, con il presbiterio diocesano e con il tuo vescovo, per trovare il giusto alimento e la necessaria garanzia per un'efficacia evangelica del tuo ministero. Ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia e quindi il sacramento dell'amore, dell'Eucaristia, e il sacramento dell'ordine. Due sacramenti, un unico avvenimento di amore del Signore. Voglio dire grazie al Signore anche per la presenza qui in mezzo a noi di Monsignor Antonio Cantisani, nostro condiocesano, perché di Lauria, arcivescovo emerito di Catanzaro. Grazie Don Antonio per la tua presenza, grazie per la testimonianza lieta e certa di amore alla Chiesa e al Signore. La tua presenza e la tua testimonianza sono per tutti noi più piccolini, chiaramente, un segno proprio di speranza e anche di incoraggiamento.
Ecco, ci disponiamo a questa celebrazione chiedendo perdono a Dio dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Grazie a Dio.
si baceranno. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare.
vedendolo camminare sul mare. I discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei il Figlio di Dio. Parola del Signore. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero. Dalla parrocchia Sant'Andrea Avellino in Francavilla sul Sinni, il diacono Antonio Logatto. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Esci, fermati sul monte alla presenza
del Signore. E la parola è l'invito del Signore al profeta Elia. Ed è l'invito che questa sera il Signore fa a noi. Dice a me, ad Antonio, a ognuno di noi: esci dalla caverna dove tu ti sei rifugiato, mettiti alla presenza del Signore sul monte. Ecco l'invito che arriva al cuore di ognuno di noi: uscire dal mondo che noi ci siamo costruiti, uscire da tutto ciò che dice autoreferenzialità, che dice autosufficienza, che dice egocentrismo, che dice individualismo, che dice progetto personale, progetto umano. Esci, il Signore dice a ognuno di noi, mettiti alla mia presenza, perché solo alla presenza del Signore è evidente anche la grandezza di ognuno di noi, perché solo nel mistero di Cristo trova piena luce il mistero della vita dell'uomo. Se vogliamo sapere chi siamo, dobbiamo guardare a Cristo, sintonizzarci con Cristo, consegnarci a Cristo, seguire Cristo sul monte, vale a dire salire in alto, vale a dire liberarsi da tutto ciò che è del mondo, da tutto ciò che è puramente terreno, lasciare la logica di questo mondo, uscire dalla logica di questo mondo per assumere nella nostra vita la logica di Dio. Lui sul monte è lì per accogliere noi e per rivelarsi a noi, e si rivela a noi non nel frastuono delle cose eclatanti, ma nel sussurro della brezza dolce, vale a dire nelle cose più semplici della vita. Ecco perché tutto è grazia e tutte le circostanze sono occasioni propizie per incontrare il Signore e ascoltare la sua voce. Caro Antonio, mettiti alla presenza del Signore oggi e sempre, come è accaduto la prima volta. Perché? Perché la fede è sempre così: inizia con una domanda e permane per sempre con una risposta che non si dà una volta per sempre, ma che si dà ogni giorno e ogni istante, perché ogni giorno e ogni istante la chiamata del Signore è sempre nuova. Chiamato alla vita, chiamato alla grazia, chiamato oggi a diventare sacerdote, vale a dire chiamato a condividere il sacerdozio di Cristo. Sei chiamato e quindi reso partecipe del sacerdozio ministeriale di Cristo. Ecco allora ci viene in aiuto il brano del Vangelo. Nel brano del Vangelo innanzitutto noi vediamo Gesù che compie la sua missione non da solo, ma insieme ai suoi amici, insieme a coloro che lui stesso ha scelto. Vuole svolgere il suo ministero con i suoi amici, ne ha scelto alcuni perché il suo ministero potesse continuare nel tempo, e questi suoi amici sono felici di stare con lui, ma sono anche sempre limitati, sempre tentati, sempre provati, perché Pietro, a nome un po' di tutti come solitamente fa, Pietro inizia a camminare sulle acque e per un attimo
ha avuto la presunzione di essere bravo a camminare sulle acque, e lì immediatamente ha fatto l'esperienza del limite, ha fatto l'esperienza dell'incapacità. Aiutami perché sto affondando. Ecco, caro Antonio, il sacerdozio è un dono che Dio ti fa. La partecipazione al sacerdozio di Cristo è un grande dono, ma il sacerdozio è suo, non è tuo. Il sacerdozio è di Cristo, non è nostro. Noi siamo solo i suoi collaboratori, siamo stati scelti da lui, ma siamo proprio non detentori di una nostra capacità, ma solo di un grande dono, di una grande grazia. Ecco perché siamo chiamati a vivere poveri, casti e obbedienti. Amici miei sacerdoti, sappiate che questi tre impegni non sono scaduti, non sono di un tempo, sono impegni che prendiamo nell'ordinazione sacerdotale e che ancora oggi rappresentano il vero scandalo in mezzo al popolo, la vera differenza in mezzo al popolo. Noi non siamo più bravi dei laici. Quanti laici sono più santi di noi, pregano più di noi, sono più fedeli di noi anche alla parola di Dio? Però noi siamo chiamati a consegnare la nostra vita a Cristo e conformarla a Lui, proprio nell'obbedienza, nella castità e nella povertà. Ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere. È proprio il segno distintivo del nostro sacerdozio: la castità, la purezza, la povertà, la libertà dal possesso delle cose e delle persone, l'obbedienza a Dio attraverso l'obbedienza all'autorità legittimamente costituita, che è il vescovo nella diocesi, il Papa per la Chiesa universale. Questi impegni non sono a termine e non sono fuori luogo, non sono fuori moda, no, dobbiamo impegnarci a che siano evidenti in mezzo al nostro popolo. Dobbiamo vivere felici di essere poveri, casti e obbedienti, non con il volto triste, no, con il volto felice. Perché? Perché per noi è una vera grazia. Allora il nostro sacerdozio non nostro ma suo, grazia di Dio, e per grazia di Dio siamo chiamati anche a vivere poveri, casti e obbedienti. Perché tutto questo? Perché noi siamo chiamati a rendere presente nel mondo oggi l'opera di Dio, non la nostra ma la sua opera, il ministero di Cristo, buon pastore venuto per custodire le sue pecore. Ecco allora l'insegnamento della seconda lettura: il ministero dato a noi per prenderci cura dei fedeli che il Signore ci affida. Ecco la grandezza del nostro sacerdozio: un dono fatto a noi per l'utilità comune, un dono fatto alla nostra persona perché ogni fedele possa diventare santo, possa cioè arrivare alla perfezione della fede, possa cioè arrivare a diventare un altro Cristo sulla terra. Ecco, amici miei, ecco il compito di noi sacerdoti: vivere dinanzi a Dio sul monte, non impelagati nelle cose della terra, non impelagati nelle faccende di questo mondo. Secondo, rendere testimonianza di un dono che abbiamo ricevuto, il dono del sacerdozio di Cristo che arriva a voi attraverso il nostro sì. Terzo, il nostro sacerdozio un dono per voi, un dono per voi perché voi possiate essere custoditi e crescere in santità di vita, arrivare a
guardare il mondo con gli occhi di Dio, ad amare il mondo con il cuore di Dio, a stare nel mondo con il pensiero di Dio, ad essere cioè nel mondo tutti noi, noi il popolo di Dio, ad essere nel mondo il popolo di Dio, che appartiene a Dio e che è testimone di Dio. Chiediamo al Signore che ci dia proprio il coraggio di essere fedeli alla nostra vocazione. A te, caro Antonio, voglio dire solo questo: ricordati la prima volta quando hai chiesto a me di fare il chierichetto e quando hai chiesto poi, dopo 2 o 3 anni, a Don Franco di entrare in seminario. E ricordati che del sì che hai detto al Signore ogni giorno, sappi questo, che d'ora in poi dire sì è più esaltante, è più bello, è più efficace, ma anche più difficile. Vale a dire, ricordati che adesso inizia l'avventura, ricordati che la sfida inizia adesso e che da questo momento tu ti impegni a dare la vita per il tuo popolo, che dal 1° settembre sarà il popolo di Sant'Arcangelo, San Brancato, insieme a Don Adelmo Iacovino. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero, come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi,
consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo suo figlio, che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, prega per noi. Sant'Andrea, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi Discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, Lorenzo, Santa Perpetua e Felicità, Santa Agnese, San Felice Policarpo, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio. La nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacramentale sacerdotale su questo tuo figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono, per Cristo nostro Signore.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso diversi ordini con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici, che erano ombra delle realtà future.
nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questo collaboratore di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il suo esempio guidi tutti a integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga tutti i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Don Antonio è presbitero della Chiesa di Dio.
Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato di Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai.
vigilia mo che non siam divisi i nostri cuori, non più lidi, non più dissi. E con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e, servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Felice e Policarpo, San Filippo Neri, Sant'Andrea Vellino, il beato Domenico Lentini, il beato Giovanni da Caramula e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Vincenzo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Antonio, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni giorno. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con il battesimo pace vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
e del suo amore e fedele ministro della riconciliazione. Amen. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Dopo la processione dei ministri verso la sacrestia, Don Antonio riceverà gli auguri ai piedi del palco, con il bacio delle mani unte con il sacro crisma. Dopo aver ricevuto gli auguri, il novello presbitero è lieto di invitare i convenuti ad un momento di festa e fraternità. Yeah.